L'inquinamento ambientale produce una lesione dei diritti umani, innanzitutto il diritto alla salute. È per questo che nel 2011 è stato istituito presso le Nazioni Unite un gruppo di lavoro per indagare in tutti gli Stati membri dove e in che modo le attività industriali hanno potuto incidere sulla salute e l'ambiente. Nella loro visita in Italia hanno scelto la Valle del Sabato. L'obiettivo è verificare le informazioni ricevute e sollecitare il governo ad intervenire per tutelare le persone. Il gruppo, guidato dal presidente Suryadeva, ha incontrato prima gli attivisti dei comitati della Valle del Sabato, poi il procuratore di Avellino, Domenico Airoma, che sta conducendo un'inchiesta giudiziaria sul tema dell'inquinamento, e infine il sindaco della città capoluogo, Gianluca Festa. Entro il 6 ottobre avremo i risultati di questa prima indagine. Delle informazioni riguardo ad una serie di tematiche di nostro interesse. Noi siamo giunti in Italia con la mente aperta, siamo qui appunto per intrattenere dei colloqui con i rappresentanti dell'organizzazione delle società civili, le organizzazioni della società civile e anche altri attori, altri stakeholder, proprio per vedere se le informazioni che abbiamo ricevuto, che ci sono state comunicate, siano meno precise. Per i comitati del territorio un'occasione importante per accendere finalmente i riflettori del governo sui rischi per la popolazione irpina. Hanno scelto la Valle del Sabato, vuol dire che le azioni nostre in tutti questi anni hanno richiamato evidentemente la loro attenzione. Noi esporremo i fatti che sono quelli di questi giorni, ma anche degli ultimi 30-40 anni, e che riguardano una vasta area della popolazione di Avellino e del suo hinterland, e vedremo poi quali saranno i risultati di questo incontro.